Sindaco, ieri sera è arrivata la norma che consentirà ai comuni in predissesto di spalmare il debito in 20 anni. Lei qual è, diciamo, il suo giudizio sull'intervento normativo? Innanzitutto farei una premessa che sono state mesi e settimane davvero difficili, perché c'è stato un lavoro enorme che ha preceduto l'approvazione di queste norme ieri, in particolare nella Commissione Bilancio della Camera. Io esprimo grande soddisfazione per il risultato di ieri, perché frutto di una difficile, complicata, franca, ma sempre di più leale cooperazione tra istituzioni del nostro Paese, tra forze politiche molto diverse, tra istituzioni diverse e distanti, ma ieri credo si è fatto un passo in avanti per dimostrare che la coesione istituzionale, la cooperazione istituzionale sono elemento fondante della tenuta democratica del nostro Paese. E di questo voglio, consentitemi, ringraziare innanzitutto il mio capo di gabinetto, dottor Auricchio. Io raramente faccio ringraziamenti personali, ma questo è un risultato a cui abbiamo lavorato due persone, chi vi sta parlando e il dottor Auricchio, con settimane e mesi di lavoro nell'esclusivo interesse della città e a difesa del nostro territorio. E se oggi si raggiunge questo obiettivo è grazie a Napoli e ai napoletani. Noi non abbiamo fatto altro che rappresentare gli interessi della città, i bisogni e i diritti. Oggi la città è ancora più forte e se ieri si è raggiunto questo obiettivo è perché Napoli oggi è credibile, autonoma e forte. Voglio ringraziare il governo perché in questo anno si è registrato un livello di cooperazione assolutamente ottimo su tanti tavoli. Vorrei citare Bagnoli, vorrei citare le vele, il Pommetro, le periferie, il Patto per Napoli, la norma. È evidente che senza il contributo del governo e senza il contributo delle forze politiche e del Parlamento questo risultato non si sarebbe raggiunto ed è per questo che voglio ringraziare la Commissione Bilancio della Camera e in particolare il suo Presidente, che ha svolto un ruolo importante di equilibrio, perché comunque la norma è sempre frutto di equilibri e compromessi politici, e tutte le forze politiche, perché ho avuto modo di interloquire con le forze di maggioranza ma anche con le forze di opposizione, cominciare da MDP Sinistra Italiana, che ha fatto un lavoro importante, la stessa centrodestra, il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, cioè tutte le forze politiche. Il risultato di ieri è stato molto complicato perché ieri mattina si stava quasi giungendo a una rottura istituzionale che avrebbe avuto effetti devastanti. Non penso solo al baratro finanziario a cui si poneva a rischio la città, che noi comunque avremmo superato perché siamo persone che sopravvivono a tutto, ma ci sarebbe stata una rottura istituzionale, un rischio di esplosione di un conflitto sociale e politico senza precedenti nel nostro Paese. E se si è riusciti a raggiungere quel risultato è perché c'è stato un grande lavoro diplomatico, istituzionale e politico. Ecco perché oggi esprimo grande soddisfazione, perché so da dove siamo partiti, so oggi Napoli quanto è forte, quanto è più sicura sul piano finanziario e economico e so anche l'apporto che Napoli e il suo sindaco vogliono dare al Paese nei prossimi mesi in un momento così delicato per gli equilibri politici e istituzionali. Noi rappresentiamo un'istituzione e oggi il Paese ha bisogno di istituzioni e di istituzioni che sono connesse fortemente con il popolo. In questa città questo risultato si raggiunge perché ho avuto il sostegno del popolo. Senza quel sostegno noi non avremmo portato a casa ieri quel risultato, con conseguenze devastanti soprattutto per i servizi di maggiore rilevanza della nostra città, per il riscatto definitivo della nostra città e per il miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini. Voi state già lavorando, diciamo, al nuovo piano di riequilibrio, che tempi avete per presentarlo? No, noi innanzitutto stiamo lavorando perché sono due giorni che io non ho dormito, quindi sono come quelle notti quando si approva il bilancio in Consiglio Comunale, sono giorni davvero difficili. Adesso stiamo da stamattina, già ieri sera l'abbiamo fatto, ma continuo stamattina a leggere le norme, perché non c'è solo questa, sono anche altre norme, quindi faremo un bilancio, magari ne discutiamo nelle prossime ore insieme, perché insomma ci sono anche altre norme che dobbiamo commentare, quindi noi non ci siamo mai fermati perché noi abbiamo lavorato anche alle opzioni B, C e le altre. Questa è una città che deve sempre lavorare sugli scenari più variegati, però oggi insomma
siamo molto molto carichi. Io sono stanco, ma sono motivatissimo, cioè ho una motivazione incredibile, si apre una fase nuova di cui ne parleremo poi sicuramente nei prossimi giorni. Saranno comunque 4-5 mesi, no? Fino alla prossima verifica, quelli più intensi. Ma l'intensità non si affievolisce mai, le tensioni, non è che passiamo dal rischio del baratro finanziario alla tranquillità, però oggi possiamo dire che la città non corre rischi sul piano finanziario ed economico. La città è stata messa in sicurezza grazie appunto a una cooperazione istituzionale di altissimo livello tra il sindaco di Napoli, il governo e il Parlamento. E la struttura tecnica dell'ANCI, in particolare Veronica Nicotri e Andrea Ferri. L'ANCI ha dimostrato con questi emendamenti di essere sempre di più la casa comune di tutti i sindaci. È quello che io ho sempre auspicato, per cui ho sempre lottato, e devo dire che ho avuto, la città di Napoli lo deve sapere, in queste ore la vicinanza politica, istituzionale e aggiungo umana del presidente Antonio De Caro, che ha svolto un ruolo eccellente, e del presidente Enzo Bianco, che come me anche viveva non solo il ruolo istituzionale di stare ai vertici dell'ANCI, ma anche sindaco di una città che si trovava esattamente nelle nostre stesse condizioni. E anche Enzo Bianco, col suo equilibrio e con la sua maturità ed esperienza politica, ha svolto un ruolo davvero importante con i vertici dello Stato. Quindi credo che, insomma, un lavoro di squadra, città di Napoli, il sindaco, l'ANCI, il Parlamento. Alcuni commenti lasciano comunque presagire un clima in consiglio non molto diverso da quelli ultimi, diciamo, dall'opposizione, soprattutto dal PD. Non ho avuto ancora il privilegio di leggerli. Il PD in sede nazionale, sì, sì. Però alcune cose. No, vabbè, ma mi fermo qua per adesso. Poi non c'è dubbio, mi fa piacere ritornarci, perché poi un'analisi, voi sapete, le analisi vanno fatte alcune chiaramente a caldo, perché è doveroso che io parli subito, altre vanno fatte dopo qualche giorno, ma non c'è dubbio che non è che sono stati tutti buoni in questi giorni. Se siamo arrivati che la mattina stavamo a un passo dal conflitto e poi siamo arrivati a una situazione di coesione istituzionale nel nostro paese, evidentemente non siete nati ieri per non comprendere che gli ostacoli sono stati assai elevati. Ma la volontà istituzionale e politica è stata più forte degli ostacoli. Grazie. Grazie a voi. Grazie.